parola chiave per il futuro che ci aspetta è sicuramente condivisione, in un doppio senso. Il primo perché condividiamo tutti gli stessi problemi, cioè se non ci, le nostre economie non si riprendono, non si riprendono anche dal basso, cioè partendo da chi ha meno, non ci sarà più quella crescita che abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni e di cui aspettiamo tutti il ritorno, ma dopo 7 anni, ormai 8 di crisi, dobbiamo forse rassegnarci l'idea che il mondo è cambiato. La seconda ragione per cui la parola è condivisione è perché la sharing economy sta ponendo delle sfide al nostro modo di intendere l'economia, perché stiamo rinunciando al possesso di tante cose, per esempio si può vivere senza un'auto ma condividerla, e perché appunto abbiamo scoperto che è più semplice e più economico e anche più divertente condividere esperienze, musica, perfino le case con dei perfetti sconosciuti, e questo può anche far bene all'economia. Quindi sarà un futuro in condivisione, speriamo in un senso positivo, e non che condivideremo ancora tutti gli stessi drammi.